Il festoso scampanio dai cioche, i campanacci, segnala il passaggio della transumanza. È autunno inoltrato e si lasciano gli alti pascoli montani per ritornare alle più comode stalle in pianura. L'uomo nerboruto che si scorge comparire in testa il suo branco di animali, talvolta allarga le braccia, quasi fosse un gesto di sovranità, di guida, di comando. È forse uno dei mestieri più antichi che l'uomo ha praticato nel tempo e che giunge ai giorni nostri intatto con le stesse usanze, movenze, rituali. I capi sfilano sfoggiando i collari di cuoio intarsiato e sorreggono le campane più grandi, riservate a loro unicamente per questo giorno speciale. Ma tutto questo sfavillio nasconde una vena meno gioiosa, un aspetto anticonformista un poco più mesto che i giorni nostri evidenziano con maggior incisività. Allevare bestiame, dal punto di vista lavorativo, è senza ombra di dubbio molto impegnativo. Parfait marguet, così diciamo nel biellese, si devono mettere in conto le levatacce ai primi bagliori dell'alba, lo sforzo fisico e la dedizione, indispensabili per svolgere la routine delle attività quotidiane, i rischi in termini economici dovuti all'imprevedibilità di molti fattori, l'impossibilità di poter fruire di qualche giorno di meritato riposo o di vacanza. Una vita stracolma di sacrifici, una passione, ma si direbbe quasi una vocazione non sempre giustamente ricompensata. Essere un mandriano forse è un disonore o un onore, non so, perché essere un mandriano c'è tante sacrifici che delle volte non so se merita ancora. Siamo calpestati da tutti, gli epigni in capovolgne. E non so, delle volte si vive per la passione, si fa per passione ma non più per resa, per niente. Tante difficoltà, da viaggiare per la strada, da andare in montagna si dorme sotto una losa, e da pagare contributi, fieno e tutto, c'è tutte difficoltà. Viviamo su un altro mondo, magari se si ricordano di qualcheduno, ma non si ricordano mai, 2 o 3 anni. Se ci aiutano andremo ancora avanti, se non ci aiutano sarà la fine per i mandriani e tutto. Così, al termine di un giorno di festa trascorso allegramente in compagnia dei colleghi marghè, degli inseparabili animali compagni di vita e con la benedizione del Padre Eterno, si ritorna allegramente in cascina ad affrontare le difficoltà quotidiane che attendono inesorabilmente d'essere superate con tanta pazienza e dedizione nei giorni a venire.